Amici, buonasera, video aggiornamento velocissimo. Allora, diamo seguito al video che abbiamo pubblicato ieri in merito al prolungamento del DPCM che è stato ovviamente ufficializzato, come già avevamo accennato. Allora, le restrizioni attuali rimangono, le uniche modifiche, ripetiamolo, sono la capienza all'interno degli autobus passa all'80%, mentre per quanto riguarda gli scuolabus possono essere riempiti al 100% con la condizione che gli alunni non stiano all'interno più di 15 minuti. Sì, avete capito bene, Quindi questo è stato ufficializzato e non solo è stato ufficializzato fino al 30 settembre, ma è stato addirittura confermato fino al 7 di ottobre. Ok, quindi fino al 7 di ottobre ci saranno queste restrizioni. Si è già parlato anche di una possibile proroga in merito allo stato di emergenza che, come sapete, dovrebbe terminare il 15 di ottobre, ma già stanno dicendo che vorrebbero prorogarlo al 30 di ottobre. Giusto, 30 di ottobre. Ok, quindi amici, non vi aspettate che finito, arrivato il 15 di ottobre, o magari sicuramente lo prolungheranno al 30 di ottobre, decade lo stato di emergenza, decadono di conseguenza tutti questi DPCM fasulli e torniamo, yuppie, alla libertà come prima. No, perché come abbiamo già abbastanza argomentato e documentato, il progetto di fondo è ben diverso. Ci avviciniamo sempre di più ormai alla prossima stagione influenzale e quindi dal nostro punto di vista ci sarà una sorta di collegamento, ok, insomma, con la nuova stagione influenzale che dovrebbe cominciare solitamente ottobre, novembre, massimo dicembre. Quindi stiamo, ecco, in qualche modo, come si dice qui da noi, traccheggiando, quindi prolunghiamo di 1 a 2 settimane per poi comunque allacciarci e risollevare poi di conseguenza i tamponi, i casi positivi e da lì, insomma, nuovamente ricominciare tutto l'iter che è stato seguito quest'anno, magari incominciando non soltanto da marzo, ma incominciando addirittura anticipandolo a novembre o ottobre, addirittura in pieno stato di emergenza ancora. Amici, questo era l'aggiornamento, video brevissimo. Vi mando un caro saluto e vi do appuntamento in un prossimo video. Ciao!